Ciao ragazzi, ciao ragazze, intro faccio io, quindi intro come voglio io. Benvenuti sul canale di Coppia, Davide Chiara Channel, top. Allora, oggi Ma faccio Ia, io, che top! top, oggi faccio io video spesa fatto da Tigros e vi faccio vedere le cosine. Allora, non fate caso al ventilatore rumore, ma fa caldo, non posso esimermi dal tenere, avete capito? Allora, speso, ve lo dico dopo, così vi faccio vedere tutte le cosine che abbiamo preso. Un bellissimo melone retato, guardate che bello, proprio si vede la freschezza. Profumo buonissimo, pagato 1,93 euro, cioè Alla veramente peppa, così poco. poco, pochissimo, cioè top Cosa ne ragazzi. volevi? Una cassetta? Poi ragazzi, Profumo. poi questo cestino di Sei carote, cestino, non confezione. è un cestino, 1 chilo, 1 euro ragazzi, 1 euro, cioè guardate quante sono belle. Tonda. Bellissime le carote. Ah, siccome mia mamma e mio marito hanno fatto fuori i nippon, no, vabbè. Praticamente li ha ripresi mio marito e questi qui non lo so quanto Meno costano. di un euro. Meno del Lidl, 85 centesimi, c'è ragione, proprio niente. Poi, questa confezione di banane ce ne sono dentro 4 banane, pagato 1,49 euro. Pochissimo, ragazzi. Poi lo zucchero, questo qui lo zucchero, pagato pochissimo, mi pare. Pagato Eridania zucchero 65 centesimi. Questo qua è Eridania. No. C'è scritto Eridania zucchero qua. Eridania è una marca buona. E Sì, vabbè, ma sarà lo zucchero, sarà dell'Eridania, amore. no, perché c'era Non è quello della Eridania. scatola, però c'è scritto Eridania sullo scontrino. Comunque 75 centesimi, proprio niente, niente, niente. Amici, le gocciole al cocco, gocciole al cocco, buonissime. L'abbiamo trovata da Tigros perché da Esselunga non si trovano e niente, le abbiamo prese. Poi, spaghetti numero 5, ce ne sono due, ma io qua ne vedo solo uno. Amore, gli spaghetti sono due pacchi, Voilà! Ecco qua, ragazzi. Spaghetti numero 5, questi qua costavano pochissimo, è il primo prezzo. Infatti questo qui è la marca Premia. E anche queste qua, perché mi piacciono, le penne lisce per un sughetto fresco. Io non ti conosco, non so chi sei, che Mezzo chilo marca e è, ma che niente, marca è? è della Tigros, Non lo conosco. come tipo la marca Smart dell'Esselunga. Poi scontate due pasta sfoglia della Buitoni, questa qua rotonda, che devo fare dei tortini, delle cose, e volevo fare anche il polpettone in crosta con una. Con l'altro faccio un Buono! tortino salato. La ricetta del polpetto in crosta ve l'ho già messa sul canale, sul mio. E quindi nulla, ragazzi, comunque queste veramente buone. Poi due confezioni di grana padano, questo qua sempre marca Premia. Marca, scusa, Premia. Premia, 100 grammi. Scusa, ma mi fa ridere, Non è ma mica marca Frescona, anche Premia, che cos'è? Sempre marca Premia, Lemmental bavarese. Lemmental bavarese, 250 kg. Sì, vabbè. Vedi, 250 grammi. Chilogrammi, no, vabbè, No, 200, è due, di due etti e mezzo. Questo qui ecco. pagato pochissimo, un Ma chilo cosa di ci fai qua te? 1,79 euro, ragazzi. Poco, si stava già squagliando, si è messo in frigo, perché fa un caldo assurdo. Poi, Allora, di rapidamente, cosa sto facendo intanto mio io? marito sta mettendo in frigo, minimo. Poi, sempre della marca Premia, l'Asiago.
E ma... questo qui l'hai assaggiato, mamma, ti ricordi quando ho fatto a striscioline che tu allungavi la mano, mangiavi? Sì. Ecco, questo qui è molto buono, costa poco e ve lo consiglio se passate da, da Tigros. Poi, sempre marca Primia, l'Emmental bavarese a fette, però questo qua è 99 centesimi, è buono e comodo. Poi invece la marca Galbanino, ho preso perché era in offerta queste qua, simpatiche, interessanti, Galbanino fette toast, guardate, erano in offerta. È formaggio? Sì. Sì, è formaggio per fare tipo i toast, guarda. Ah. È interessante. Poi della linea, questa era in offerta 1,99. L'osella mini, questo qua è buono da mettere nelle insalate, da mangiare così, da fare tipo gli spiedini, sapete gli spiedini e ci fate queste cose qua con praticamente il pomodoro, il formaggino, la fetta di basilico come propone qui, ma anche tante altre mode, cioè tipo l'oliva, una fettina di salame, una fettina di... sapete la Bologna, quella che è fatta a cubettini? Insomma, spazio alla fantasia. Poi, due salame sofficette, salame Milano, molto buono, 60 grammi, questo qui era in offerta e quindi abbiamo preso due confezioni. Poi ragazzi, allora, vi ricordate che l'altra volta vi avevo parlato del prosciutto cotto 2 euro, detto, ma... che poi alla fine non era 2 euro, però non mi ricordo se ho tagliato il pezzo, però fa niente. C'è il cotto di Tigros, che è buonissimo, praticamente duetti 2 euro. Allora, qua praticamente viene 2,98 perché è leggermente pochino 2,89, più, 2,89 e 2,92, però in cassa viene scontato, vi faccio vedere. Ragazzi, praticamente il prezzo è 2,92, qua è 2,89, ma in cassa viene, lo pagate 2 euro tondi tondi tondi. Che bello! Sì, infatti qua c'è 1,62 euro di sconto sul prosciutto cotto, perché ogni duetti è 2 euro ed è buonissimo e ne vale la pena. Sai cosa mi ricorda il prosciutto? Il maialino d'oro. Ragazzi, della Kimbo, mio marito ha preso le capsule compatibili con la Nespresso, intensità 10, si trova bene, gli piacciono, ha preso queste. Vi ricordo che da Tigros ci sono un sacco di promozioni, parte quello, ma di assortimento vario per la macchina Nespresso. Amore, tu non hai mai provato l'intenso? È quello più forte di 12? Lo proverò. È quello grigio. C'è anche quello originale Nespresso da provare. Ah, poi c'è anche quello bio e poi c'è Armonia 9, che è leggermente meno di questo. Comunque della Kimbo a 2,54 euro. Poi ragazzi, come vedete, tre, stavolta la mela non c'era, però fa niente. Questo qua al 0% di grassi, presi 3, appunto 3 per 2, paghi 2, prendi 3. Questi qui vi dico subito al prezzo di 2,98 euro, ne prendi 3, costerebbero 1,49 l'uno. Però uno è venuto gratis perché c'era il 3x2 ed è buonissimo questo qua. Questo qua è mezzo chilo praticamente, mezzo litro questo. Per fare la colazione è ottimo, io bevo tutto a colazione. Poi, questa insalatina qua, molto carina anche la confezione e tutto quanto. C'è scritto le insalate colori del benessere, giallo-arancio, perché ci sono le carotine dentro. Questa qua praticamente, c'erano vari colori appunto, questa qua 1 euro ragazzi, 1 euro l'insalata, cioè niente, ottima. Poi abbiamo preso di nuovo un focaccio ragazzi, è buonissimo, abbiamo chiesto, è fresco, si può congelare, 2,83 euro, 5 ce ne sono, praticamente fa proprio così, vedete? E tutto c'è il rosmarino dietro, veramente buono. Abbiamo provato l'altra volta e l'abbiamo assolutamente ricomprato perché è buonissimo. Poi Nutella biscuit fatti così nel tubo, 1,99 euro erano in offerta, perché poi comunque io
tengo. Non riuscirò mai a mangiarli, lo so già, ormai mi rassegno, ma io prendo per la cucciosità della confezione, ragazzi, perché poi questa è riutilizzabile. Poi abbiamo preso una confezione di Bondi, quella al cioccolato, che quella è la vaniglia, onestamente, se ti sono piaciuti? Sono meglio al cioccolato, meglio gli originali. Sì, non sono malaccio, ma meglio i Bondi originali, ragazzi. Poi, ragazzi, torna la marca Primia, le sottilette senza conservanti, polifosfati aggiunti, 200 grammi, sono 8 fettine e questo qua costa veramente niente. Vediamo se trovo... 99 centesimi, buonissimo prezzo. Poi a soli 79 centesimi una rete di cipolle dorate e una rete di cipolle rosse di Tropea. Veramente ottimo come prezzo. 79 centesimi neanche da essere lunga costano così poco. Sono veramente buone. Poi i Ringo, e questi se me li mangia, veramente gli mangio le mani. Sono uno dei miei biscotti preferiti, erano in offerta e li ho presi, sono mono porzione questi qua e nulla, vero che non li mangi? Devo cercare di non mangiare. Ecco, già che mi c'è così vuol dire me li sbrano. Vabbè. Ma sono gelati? No, non sono gelati, ma sono biscotti. Poi il riso gallo, che era in offerta a 1,95 euro, una cosa del genere. L'ho preso perché voglio fare il risotto allo zafferano con i funghi, che era tanto piaciuto. L'ho fatto una sola volta, quindi in questi giorni lo farò ancora. E ho preso il risotto gallo, posso farlo anche al sugo, perché nella vita che non faccio più al sugo. Insomma, si può fare in tanti modi, si può fare anche i funghi senza zafferano. Voglio farlo lo zafferano con i funghi come fa il mio suocerino. Poi ragazzi, come ultimo prodotto, ma un prezzo che veramente vi dico irrisorio, ma qualcosa di ridicolo, ho preso 10 litri di terriccio universale, perché devo travasare i gerani, devo travasare la... come si chiama quella pianta? Non ricordo più. Quella pianta lì, amore? Qual? Quelle lì che c'ha le foglie tipo a cuore rosso. Non lo so. La... non me lo ricordo, non me lo ricordo più. Comunque questo terriccio qui, che è bio, 10 litri, è universale, 85 centesimi, cioè non è neanche la plastica che lo avvolge. Comunque top, ragazzi, adoro. Allora, rinvasi e trapianti, disporre sul fondo del vaso 2-3 cm di materiale drenante come argilla espansa, terre di casa. Terre di casa sarebbe questa marca. Argilla espansa non l'ho mai presa. Aggiungere sopra uno strato di terriccio universale, che è questo. Riempire gli spazi ancora vuoti con terriccio universale, che sarebbe questo. E annaffiare abbondantemente. Ma l'argilla non la prendo, perché tanto ho il concime, quello liquido, e vedo che mi ritrovo benissimo. Se mi capita prenderò l'argilla, se no niente. Ragazzi, per tutta questa spesa è stato speso, guardate qua, se mio marito vi fa close up. Allora, sono stati spesi 50 euro e 64 centesimi. Ottimo, direi, no? Beh, direi ottimo prezzo, ragazzi. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto il mio video spesa. L'ho fatto io così, da tanto tempo che non lo faccio io, ma se lo faccio io, però possiamo proprio mio marito ancora. E nulla, io vi mando un bacione, iscrivetevi tutti ai nostri canali e ci vediamo al prossimo video. Ciao!